Sì, quello che diceva Martina, c'è stato un lavoro precedente al film che ci è servito tanto anche per costruire quello che poi abbiamo fatto nel film. E anche ci siamo conosciuti tra di noi, abbiamo creato questo gruppo, è stato molto utile. E cioè, con Cosimo c'è stata questa libertà, anzi c'erano degli scambi, lui chiedeva anche consigli a noi, magari cioè, ci aiutava in questo, ci lasciava liberi. E poi la cosa interessante sono stati anche i casting, perché Cosimo ha cercato in noi appunto queste personalità che poi ognuno di noi ha portato nel proprio personaggio, ha cercato quella, non so, quell'energia, quella che era giusta per ogni personaggio che noi abbiamo interpretato. Quindi c'era qualcosa del personaggio in ognuno di noi, quindi, e poi leggendo la sceneggiatura e poi quando ci siamo incontrati, è vero, cioè. È stato bravo anche in questo, a sceglierci e a creare questo gruppo. Peccato, quindi una bella collaborazione. È lo stesso per te? Sì, difficile, proprio. No, volevo dire che è stato. Si sono create delle dinamiche particolari già dai casting, Cosimo ci ha scelti e. Poi ci ha contattati individualmente per chiederci, secondo noi, quali potevano essere i nostri compagni d'avventura, e ognuno di noi, Siete scelti ha fatto il nome degli altri tutori. Vi siete trovati? Sì, è nato subito una. C'erano un sacco di ragazzi, Andrea Pilato, io con Martina. E Cosimo è stato, lavorare con Cosimo è stato bello, è stato gioioso, sereno, è stato molto aperto, molto comprensivo. Anche Riccardo mi ha aiutato moltissimo. E Quindi si è creato un bel clima tra molto voi. figo. Va bene, ci sono. Ti aggiungere qualcosa? Beh, io volevo aggiungere che si sentiva sul set che eravamo giovani, adesso giovani, mettere le virgolette, la giovinezza è un'altra, però giovani attori con un giovane regista, e quindi quell'insicurezza diventava una forza creativa, una spalleggiarsi, e il sorriso di Cosimo dietro la telecamera aiutava, incoraggiava, era forte, era una presenza forte, l'accoglienza secondo me è la parola che descrive questo set. E poi una cosa importante è che è vero, ci eravamo incontrati, visti e sentiti già nei casting, e io per esempio con Fausto mi sentivo già a pelle che lui era la persona che mi doveva stare accanto in questa avventura da marito, che non ho mai avuto, ma insomma lui sentivo un marito in lui, quindi. E poi ieri sera lo stupore incredibile quando ho visto il mio primo piano e ho visto Luigi e ho detto siamo uguali, cioè io sono sua madre, sono confusa, forse lo sono davvero, sua madre, non lo so, ma no, è la mamma di Luigi è in fondo. Allora, per quanto riguarda me, una cosa che mi ha colpito molto lavorando con Cosimo è stata questa. Una volta letto il testo, fatto i provini e quindi inquadrato il personaggio in un certo modo, lui poi ha cominciato, almeno con me, ma credo anche con gli altri, a farmi lavorare sull'opposto. Allora, il personaggio è così, adesso lavoriamo sull'opposto. E poi anche sulla mitologia, sul creare e cercare una dimensione altra rispetto alla realtà, c'era sempre questa dinamica, si andava sempre verso l'oltre. È stato molto bello, a me mi ha lasciato libero, ho fatto anche cose che mi sono inventato io, insomma, è stato molto 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 bello. Beh, io ti devo aggiungere una cosa, anche importante, perché ho sentito forte la presenza di Riccardo sul set. E spesso sono stata felicissima della sua presenza perché io avevo una paura infinita di sbagliare. E quando avevo questa paura infinita, mi giravo a guardare Riccardo perché è un attore, ma un attore con un'esperienza e una bravura. E quindi a lui chiedevo, ma secondo te è così? E quando lui diceva così, dicevo, che bello, tanto sono colpa di Riccardo.
Grazie.